Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, il tempo di Avvento deve aiutarci concretamente ad essere pronti ad incontrare il Signore, che verrà in maniera solenne nella nostra vita quando ci chiamerà a sé, ma che viene ogni giorno nell'Eucarestia, nei fratelli che incontro, in tutte le esperienze, le situazioni, le circostanze della vita che il Signore permette, perché il Signore è in cielo, in terra e in ogni luogo, e noi aggiungiamo in ogni situazione. E anche se il Signore dovesse permettere delle situazioni spiacevoli, persino il peccato che Dio non vuole in maniera assoluta, se lo permette è perché da quell'esperienza io possa trarne del bene ed imparare a redimermi, a camminare su una strada diversa e ad essere più pronto, con un cuore più grande, ad accogliere il Signore. Il Vangelo che abbiamo ascoltato è una pagina molto importante per questa preparazione alla venuta continua del Signore nella nostra vita. Abbiamo davanti a noi la prima venuta del Signore nell'umiltà della condizione umana, ci fa dire la Santa Chiesa, un piccolo bambino che vagisce in una mangiatoia. Dio poteva farsi più piccolo di come si è fatto piccolo. Perché noi vediamo Gesù bambino ed è già tanto piccolo, ma quel Dio infinito, eterno, immenso, che i cieli dei cieli non possono contenere, addirittura si è fatto piccolo embrione nel grembo purissimo della sua e nostra Santissima Madre. Sapete che significa embrione? Certo che lo sapete. Significa che Dio, che è infinito, immenso, si è fatto più piccolo della punta di un ago. Tale è la persona umana nel momento in cui viene concepito nel grembo della madre. Ebbene, come si è fatto piccolo il Signore? E nel Vangelo, esultando nello Spirito Santo, loda il Padre dicendo: ti rendo grazie, ti rendo lode, Padre, perché tutti questi misteri, tutte queste grazie, tutto questo amore, tu non lo riveli e non lo riversi nella mente e nei cuori degli intelligenti, dei sapienti, di coloro che si sentono arrivati. Dicono: beh, grazie a Dio tutto a posto, non ci sono problemi particolari, la salute sta bene, il portafoglio pure, i figli pure, eccetera, no? No, il Signore si dona, si fa incontrare, si fa sperimentare nei piccoli. Come a dire: volete accogliermi nella vostra vita? Volete vivere l'esperienza anche dell'incontro definitivo con me, sorella morte, per capirci, in maniera serena, pacifica, speranzosa, abbandonati tra le mie braccia? Ebbene, siate come sono io. Mi sono fatto piccolo per insegnarvi che la via della piccolezza è la via in cui possiamo incontrare il Signore. In una parola, è Maria. Lei ricolma di ogni virtù al massimo grado, stupendamente adornata di innumerevoli privilegi. Eppure tutto questo lei non l'ha messo in pubblico, ma l'ha saputo custodire con umiltà, con piccolezza d'animo, di spirito, con tanta semplicità. Allora, fratelli e sorelle carissimi, concludendo, guardando un attimo la prima lettura in cui
Il profeta Isaia annuncia che spunterà dal tronco di Jesse un germoglio, cioè un piccolissimo ramoscello, no? E Gesù, il piccolo per eccellenza, ci annuncia quelli che saranno poi i tempi messianici, i tempi in cui il regno di Dio si stabilirà in maniera solida in mezzo a noi, il regno dei cieli poi in pienezza. È un tempo tutto particolare. Abbiamo ascoltato delle espressioni che ci possono sembrare strane, come per esempio il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto. Ebbene, in quei tempi, i tempi di pace, i tempi in cui regnerà la giustizia, che dovrebbero essere già questi tempi, poiché dovrebbe regnare Dio sulla terra e dovrebbe regnare soprattutto nella Chiesa, da queste immagini noi impariamo che cosa significa essere piccoli. Il piccolo è colui che, come il lupo, se si sente lupo, se si sente violento, se si sente sempre furioso, impara da Gesù e da Maria a diventare un agnello. Il piccolo è colui che, se si sente pantera, sempre agitato, veloce, spavaldo, orgoglioso, impara ad essere un piccolo capretto. Se si sente una persona che non ha bisogno di niente di nessuno, un leone, un leoncello, ecco, il leone, il leoncello, dice Isaia, sarà pascolato da un fanciullo, cioè la persona che si sente sapiente, che anche nelle cose di Dio, nelle cose della fede, si sente arrivato a posto, pronto ad imparare anche da chi è più piccolo di me, da chi ha titoli di studio inferiori a me, pronti a farsi ultimi. Ecco il piccolo, fratelli, il piccolo è colui che si sente ultimo di tutti, che considera gli altri superiori a sé, pronto a ricevere ogni genere di ammaestramento, di istruzione, pronto a essere sempre in questo atteggiamento infantile di imparare, imparare, imparare. È importante, carissimi, riscoprire questa dimensione della piccolezza per vivere bene il tempo dell'Avvento. La Vergine Santa, la piccola fanciulla di Nazaret, ci plasma interiormente ad immagine sua. Siano lodati Gesù e Maria.